Allora, ragazzi, finalmente dopo più di un mese riesco a fare un video. Beh, se avete letto il blog, se mi avete seguito su Instagram, è successo quello che non doveva succedere. Poi in questi giorni ho fatto qualche piccolo acquisto, ho recuperato anche l'altra parte dell'attrezzatura dalla casa che diciamo che per adesso è inagibile, ma spero di rientrarci presto. Ed ecco qua il pacco. Qui dentro ci sono due accessori che trattano la fotografia e devo dire che sono due accessori, due gadget che a me in futuro potrebbero servire, quindi direi di iniziare subito dopo la sigla, perché la sigla anche quella sono riuscita a recuperarla dal mio vecchio video, ma va bene, ma sigla. Allora, ragazzi, eccomi qui, eccomi qua. Allora, andiamo subito ad aprire il pacco. E voilà! Allora, abbiamo un pacchetto piccolo che è lui, e qui dentro abbiamo un accessorio molto molto comodo. Magari dopo vi farò vedere anche come va, come funziona. Quindi vi farò vedere. Allora, andiamo ad aprirlo e sfortunatamente non ho neanche preso qualcosina per aprire, ma mi avvalgo di una penna. Diciamo che mi è arrivato poco fa questo pacco, ma facciamo così, tanto le confezioni comunque vanno buttate, non vanno tenute, e voilà, rompo tutto. Allora, eccola qui, è anche bella pesantuccia, direi. Allora, sto aprendo ed eccola qui. Allora, praticamente questa, ragazzi, questa qui è una clip sia da zaino e una clip sia da cintura, che consente di tenere con sé la fotocamera subito a portata di mano. Vi faccio vedere un attimino come funziona, vediamo un attimino, perché se è così, voilà, ecco qua. Sì, ragazzi, ecco qua, vedete? Questa clip praticamente la si va ad aprire in questo modo, vedete? Ve la apro subito, ecco qua, dovrebbe essere aperta, e questa clip qui va messa vicino allo spallaccio dello zaino in modo da tenere la fotocamera sempre a portata di mano. Magari dopo vi porterò una clip di esempio. Quindi adesso andiamo un attimino a richiudere tutto. E ecco qua, ok, facciamo stare così. Questa qui è la base che va sotto la fotocamera, per poi va in questo modo ad agganciarsi direttamente qui alla clip. Ok, quindi basta premere il pulsantino ed estrarre la nostra clip. Ecco qua. Ok, adesso andiamo a prendere l'altro accessorio, che è uno dei più importanti, e lui, ragazzi, un faretto portatile molto più grande di quello che sto utilizzando attualmente sulla fotocamera. Sì, vedete molta luce perché ha anche softbox di fronte, e andiamo ad aprire anche lui. E ragazzi, ci ho messo un po' per trovarlo, ma alla fine sono riuscito a trovarlo come volevo. Qui tutte le caratteristiche e vediamo subito un po' com'è. Allora, in pratica questo faretto ha anche un diffusore in gomma molto molto comodo. Infatti eccolo qua, abbiamo il diffusore in gomma, come potete vedere, va messo all'interno del suo diffusore, può anche essere utilizzato in questo modo, in modo da non avere troppa luce sparata quando si fanno i video. Qui abbiamo un piccolo display, vediamo se si accende. Sì, ecco qua, un piccolo display ed è anche acceso, dove passano tutte le informazioni, la batteria restante del faretto. Poi qui abbiamo anche il livello di luminosità qui di lato, e qui andiamo a regolare la temperatura. Eccola qui, vedete?
quindi da un giallo a un bianco, ed ecco qua. A me più che altro serve un bianco, quindi devo dire che questo faretto fa veramente molto bene il suo lavoro. Adesso sta cambiando anche colore, vedo qui, non so, vi faccio vedere anche così. Quindi dal bianco passa al giallo, però devo mettere un colore fisso, quindi vediamo un po', andiamo a spegnerlo. La batteria al 100% visto, ed è anche una batteria da 5000 mAh, e devo dire che è un faretto che sa il suo gioco. Qui può essere attaccato alla fotocamera, abbiamo il connettore, qui sotto abbiamo il connettore USB-C, una porta USB per caricare a sua volta altri dispositivi, e devo dire che è una cosa molto buona. Poi abbiamo il abbiamo la vite, che messa in questo modo possiamo sfruttarla sotto la nostra fotocamera. Infatti ecco qui tutto il kit. Poi abbiamo il cavetto di ricarica USB-C, fortunatamente, che gli altri erano tutti micro USB e sta cosa era odiosa. E poi qui abbiamo il comodo sacchetto per poterlo trasportare. Allora ragazzi, io di questi due accessori, beh, nulla di che, volevo portarvi almeno un video questa settimana, e volevo farlo almeno con un unboxing, che questi erano due accessori che io già volevo da un po' di tempo, e devo dire che sono degli accessori per la nostra fotocamera, ovvero quelli utili, questo faretto. Ah, e qui noto un'altra cosa, vedo che lo possiamo mettere anche in modalità verticale il nostro faretto sulla fotocamera, ma fenomenale. Ma la cosa bella di questo faretto, raga, non ditemi nulla, ma è il display. Il display veramente, dove passano tutte le informazioni, dove passa quella che è la batteria, dove passa la luminosità. Beh ragazzi, devo dire che questo faretto è da provare, questo faretto qui. Dopo vedrò, farò magari qualche prova e vi farò sapere. E poi, beh, ci sta anche la possibilità sopra, vedete, un altro aggancio dove è possibile collegare, beh, oltre al faretto, un microfono o aggiungere a sua volta un altro faretto. Quindi devo dire che è un faretto pieno di sorprese, oserei dire. E togliamolo un attimo, vediamolo a nudo, ve lo faccio vedere anche a nudo. Guardatelo quanto è bello, veramente fatto molto molto bene. Quindi faretto e questa clip, tutti e due, rimettiamolo nel suo diffusore in gomma. Ok, allora, sia di questo faretto e sia di questa clip, che dopo vi farò vedere anche come va messa allo zaino, e ragazzi, trovate il link qua in basso in descrizione. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un po' e vi faccio vedere come va messa la clip allo spallaccio dello zaino, quindi tra poco. Allora ragazzi, in questa clip non ci sarà una seconda inquadratura, perché la camera principale io la devo utilizzare da esempio per montare la clip. Ok, allora, prima cosa, la clip, la base va montata proprio sotto la fotocamera in questo modo qui. Ok, quindi io mi alzo, mi metto un pochino comodo e vado un attimino a mettere la clip in questo modo qua. Quindi io la stringo un po' a mio piacimento e più dritta possibile, voilà, e chiudo la mia clip. Ok, adesso l'altra parte, la parte della clip, questa qui, la vado a montare sullo spallaccio del mio zaino in questo modo qua. Magari la metto in una parte un pochino più comoda a me, non troppo alta, non troppo bassa, e voilà, la metto così e vado a stringere il tutto. Non so se mi riuscite a vedere dove la sto montando, e vado a stringere il tutto proprio così, in modo che non scivoli,
ben chiusa anche l'altra parte e voilà. Quindi ragazzi, una volta stretta la clip a vostro piacimento, dovete fare in modo che stia ben salda. Ok, adesso metto lo zaino e vi faccio vedere. E voilà, metto lo zaino e ecco qua. Allora, clip, fotocamera, base montata, e in questo modo io faccio e tac, e la posso portare in questo modo. Quando mi serve premo il pulsante e la vado a togliere. Quindi così, clic e voilà. Quindi quando mi serve premo il pulsante laterale e la vado a staccare. Quindi ragazzi, devo dire che è una clip veramente molto molto comoda. Quindi ecco qua, e tac, vedete? E poi questa vite qui serve a mollare il tutto, mollare e smollare il tutto. Quindi io posso stare alzato, posso camminare in questo modo, nessuno mi darà fastidio. In questo modo premo il pulsante e voilà, prendo la fotocamera e sono pronto. Quando la devo posare e voilà, la rimetto qui di nuovo. Mi serve, premo il pulsante. Madonna, quanto è comoda sta clip ragazzi, veramente molto molto comoda. E tac, ecco qua, posso camminare anche in questo modo, non succede nulla, la tengo sempre a portata di mano. Quindi la devo prendere, clip e voilà. Ragazzi, veramente molto molto comoda. Adesso la lascio un attimino qui e vediamo se tiene con i miei movimenti. Allora, beh, quello che sono riuscito a recuperare da video, beh, cercherò di arrangiare qua in basso qualche animazione, vedrò un po', ma l'importante era la sigla. E ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. Ah, già ve l'ho detto durante il video, sia di questo faretto portatile e sia di questa clip, trovate il link qua in basso in descrizione. Adesso nei commenti voglio sapere la vostra qua in basso, quindi ditemi la vostra, se anche voi possiedete una clip del genere, insomma qualsiasi cosa chiedetela, scrivete qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, perché molti di voi guardano i video senza iscriversi al canale. Se lo fate, per me è veramente un grande aiuto. Ma soprattutto, dopo esservi iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei video. Ma oltretutto condividete questi video, perché anche con la condivisione mi aiutate. E ragazzi, mi trovate anche su Instagram, @MedicoSnake. Beh, cercherò di mettervi qui l'animazione che vi ricorderà tutto, e noi ci vediamo non so tra quando qui sul canale con un nuovo video. Volevo portarvi questo unboxing dopo un po' che non lo facevo, anzi non portavo nessun video, ma volevo ritornare così, beh, un po' a caso, un unboxing già come vi ho detto in questi giorni su Instagram. Quindi ragazzi, ci vediamo qui sul mio canale per un prossimo video. Ciao! Li metto qui la mia clip e voilà! Ma veramente comodo ragazzi, veramente molto molto comodo, non ci sta una comodità più bella di questa. Ciao!